pomeriggio. Bentrovati a questa conferenza stampa pubblica che l'amministrazione comunale vuole fare quest'oggi per parlare dei primi mesi di attività amministrativa. Quindi dal nostro insediamento ad oggi, sia quello che è stato trovato, anche perché molte cose voi non le sapete, non ne siete a conoscenza della situazione iniziale da cui siamo partiti, tutte le cose che abbiamo realizzato e che stiamo realizzando. Io cedo subito la parola al Presidente del Consiglio Comunale, Bruno Salvatore Autelitano. Allora, un benvenuto e una buonasera anche da parte mia. Come Silvio ha preannunciato, io sono il Presidente del Consiglio. Svolgo quindi un ruolo di garanzia costituzionale e democratica e ovviamente teso al rispetto fisiologico della dialettica politica tra la maggioranza e l'opposizione. Non si tratta, a mio modo di vedere, di un ruolo puramente formale, ma include anche una dimensione che ben possiamo chiamare sostanziale, dato che riguarda i contenuti, ossia la sostanza delle decisioni volte a garantire il bene pubblico e il benessere dei nostri cittadini. Consapevole di questo, in qualità quindi di Presidente del Consiglio, ho cercato sempre, nella mia funzione, di garantire un ordine e un equilibrio svolgendo in maniera appunto ordinata e corretta tutte le riunioni del Consiglio Comunale, tutelando così i diritti sia della maggioranza che dell'opposizione. In qualità di membro della maggioranza, tra l'altro, ho partecipato a tutte le decisioni e ho condiviso tutte le decisioni che sono state prese dalla stessa maggioranza, che sono tutte, a mio avviso, dirette a promuovere il benessere di tutta la nostra comunità. Ringrazio i consiglieri di maggioranza, in particolare anche i consiglieri di minoranza, per il comportamento assolutamente corretto tenuto all'interno dell'aula consigliare. Tra l'altro ricordo che c'è stata una partecipazione attiva, vado qui a memoria, mi pare che c'è stata solo un'assenza ampiamente giustificata con solerzia, quindi partecipazione attiva da parte sia dei consiglieri di maggioranza che di minoranza, e questo è ovviamente molto importante in quanto il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'amministrazione e richiede quindi appunto la presenza sia della maggioranza che dell'opposizione. E di fatto il garante rappresenta tutta la popolazione di Boa Marina, essendo l'unico luogo dove è presente sia la maggioranza che la minoranza. Nell'attività da me svolta, tuttavia, ho constatato dei punti di criticità. Ho rilevato che sono sorti degli equivoci, delle incomprensioni dovute soprattutto alla richiesta degli accessi agli atti da parte dei consiglieri di minoranza. Ciò, a mio parere, si è verificato per due ordini di motivi. Il primo è che la normativa sull'accesso agli atti, ampiamente riconosciuta ai consiglieri comunali, si contrappone però a quella al diritto della riservatezza dei dati personali. Bilanciare i due diritti è alquanto complesso ed infatti anche la giurisprudenza, che si è pronunciata più volte, si è pronunciata in maniera disomogenea e a volte contraddittoria. Il secondo motivo di tale incomprensione è dovuto all'esistenza di un regolamento comunale che in questa materia risulta desueto e carente in molte parti rispetto alla normativa vigente. Per tale motivo è stata emanata dal sottoscritto una nota esplicativa che è stata inviata a tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, e a tutti i dirigenti del Comune di Boa Marina, che mi auguro sia servita a chiarire alcuni dei punti più critici messi in evidenza. È stato inoltre predisposto una bozza del regolamento per gli accessi agli atti, che verrà sottoposta al vaglio della Commissione, preposta e successivamente portata in Consiglio Comunale per l'eventuale approvazione.
In aggiunta a tale regolamento sono stati predisposti l'istituzione della tenuta dell'albo unico comunale delle associazioni, che è completamente assente, e quello per la disciplina delle street art e graffitismo. Faccio un inciso su questa disciplina, forse vorrà specificare meglio il delegato Cacciatore. Questa assenza non ci ha permesso di portare avanti un progetto che avevamo di abbellimento, di decoro dei sottopassi della Via Marina e di alcune zone particolarmente degradate del nostro paese, perché non essendo regolamentato non si poteva intervenire se non attraverso dei progetti con approvazione complessa, e quindi è stato predisposto una bozza che speriamo al più presto venga approvato per poter poi mettere in atto quelle che sono le nostre idee. In merito poi all'attività specifica del Consiglio Comunale, ci siamo riuniti ben 4 volte, abbiamo fatto 4 riunioni e abbiamo deliberato per 21 volte. Prima delle riunioni le conferenze di capigruppo si sono riunite a sua volta 4 volte e con spirito, devo dire, bipartisan si è preparato il lavoro per la successiva seduta del Consiglio Comunale, che come dicevo si sono svolti nella massima serenità, seppure nella dialettica che, voglio dire, è come dire la linfa della democrazia, ma senza eccessi di alcun tipo. Quindi io, questo era, oggi era, diciamo, dovevamo dare le prime indicazioni di quello che abbiamo fatto. Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio e il Consiglio Comunale, ho detto le cose più importanti. Prima di passare la parola a te, al Vice Sindaco, l'Assessore al Bilancio, voglio dare un auspico per rispetto della responsabilità politica. Responsabilità politica si intende che ogni autorità si pone e si giustifica in quanto è tenuta a rendere conto, questo vuol dire responsabilità politica, rendere conto alla collettività che l'ha legittimata democraticamente. Ed è quello che io ho fatto e intenderò sempre fare. Grazie per avermi ascoltato. Grazie Presidente, buonasera a tutti i cittadini che hanno sentito la sensibilità di partecipare a questa nostra conferenza riepilogativa dei primi 3 mesi di attività. Di solito però, e anche questa volta, si pensava di comunicare ai cittadini il risultato di 3 mesi intensi di operatività di questa amministrazione comunale. Io invece, e siamo stati tutti d'accordo, ho voluto introdurre un elemento che è molto importante per la conoscenza dei nostri cittadini sullo stato dell'amministrazione comunale, della macchina comunale, per come l'abbiamo trovata, perché da lì parte anche tutta l'azione amministrativa che abbiamo svolto. Non abbiamo trovato una macchina nuova per cui mettere solo la benzina e partire. Abbiamo trovato una macchina disastrata. A me tocca il compito, nella qualità di assessore con la delega al bilancio, di introdurre e di far conoscere ai cittadini la situazione che abbiamo ereditato dopo una gestione disastrosa della Commissione straordinaria. Disastrosa non lo dico solo io, ma l'abbiamo detto tutti, l'hanno detto i cittadini prima della campagna elettorale, durante la campagna elettorale e dopo. E questo è importante, non va dimenticato. E allora, sembrerebbe, quando i commissari ci hanno lasciato con un bel comunicato stampa, che ci avevano regalato un tesoretto o un tesoro di 2 milioni e 800 mila lire, 800 mila euro. Non è affatto vero. Non è affatto vero perché questo è definito come avanzo di amministrazione, sì, però questi 2 milioni e 776 mila euro non sono disponibili, non è una somma disponibile per le spese che il Comune deve affrontare. Infatti l'83% di questa somma, pari a
2.305.496 deve restare obbligatoriamente accantonata a garanzia del futuro pagamento di debiti che per la mancata solvibilità, per i mancati introiti dei servizi comunali, dei tributi, l'acqua, spazzatura, eccetera, servizio idrico. Un ulteriore 13%, pari a 181.000 euro circa, è vincolato per legge a copertura dei debiti derivanti dalla gestione del dissesto. Come sapete, usciamo da un dissesto finanziario. Restano quindi solamente 77.000 euro, i 2.776.000, a disposizione dell'amministrazione comunale, che comunque sono vincolati e destinati prioritariamente a coprire i debiti fuori bilancio, perché questa è anche una grossa partita che noi pensavamo, dopo un dissesto finanziario gestito da due commissioni straordinarie, che avremmo trovato un comune senza debiti. La cosa non è così. E ora ve lo dimostrerò. Intanto, nella immediatezza nell'affrontare la gestione amministrativa finanziaria, di questo mi occupo io, gli altri invece colleghi e il sindaco parleranno di quanto abbiamo operato e realizzato. La prima cosa, voi sapete che il comune vive anche, oltre che sui tributi comunali, sui finanziamenti che dà lo Stato. Ebbene, noi siamo stati privi di questo finanziamento perché da gennaio del 2019, data in cui la commissione straordinaria doveva chiedere, riempire un questionario e chiedere al Ministero il trasferimento di questi fondi, non è stata fatta, redatto questo questionario, non è stato inviato al Ministero, e noi siamo stati privi da gennaio ad agosto, a settembre, di una somma pari a 436.000 euro che noi per fortuna abbiamo chiesto immediatamente subito dopo l'insediamento e che abbiamo ricevuto nel mese di settembre. Quindi per 9 mesi il Comune è rimasto senza i trasferimenti dello Stato. Nel bilancio approvato dalla Commissione straordinaria del febbraio di quest'anno hanno, guarda caso, dimenticato di un allegato importante, che è quello delle tariffe TARI, cioè dire della raccolta dei rifiuti solidi urbani, che addirittura lo hanno aumentato in questo bilancio del 2000, preventivo del 2019, lo hanno aumentato di circa 200.000 euro rispetto al 2018. Quindi i cittadini, quando riceveranno queste sorprese, non se la dovranno prendere con noi. Noi certamente, sindaco, col bilancio del 2020 cercheremo di ottemperare a questi guasti. Quindi, fra l'altro, il mancato allegato delle tariffe TARI al bilancio ci rischia di che il Comune incorra in sanzioni piuttosto pesanti. Siamo corsa ai ripari e speriamo che, grazie anche a una gestione finalmente funzionale della ragioneria, come sapete abbiamo un ragioniere effettivo a tempo pieno, che è una signora che conoscete tutti, la signora Spataro, Marianna, che è veramente competente nella materia e lavora indefessamente e instancamente. Poi, a parte questo, noi ci siamo trovati a dover gestire i debiti, perché non è vero, come vi dicevo, che con il dissesto finanziario, almeno si sperava che fossero cancellati tutti i debiti del Comune. Non è così. Quindi il Comune dovrà affrontare una partita di debiti, addirittura di debiti trascorsi, e per fortuna diciamo che ha un pochettino diminuito l'impegno finanziario del Comune, abbiamo dovuto aderire alla cosiddetta rottamazione ter con l'Agenzia delle Entrate per un importo di 1.824.000, che grazie alla riduzione prevista dalla legge di questa rottamazione ter è stata ridotta da 1.800.000 a 1.300.000, ed è stata data ai comuni la possibilità
di dilazionare questa somma in 5 anni. Ovviamente è una somma che andrà a carico del bilancio comunale e quindi distrarrà delle grosse somme che potevano essere utilizzate per investimenti e lavori presso il comune. Un'altra situazione debitoria molto diffusa, perché non si pagava, non si capisce perché non si pagava. Ce l'abbiamo con la Regione Calabria per circa 1 milione di euro, che per fortuna, grazie anche alle buone entrature che ha il nostro sindaco a Catanzaro presso la Regione, abbiamo chiesto un abbattimento di questa somma di circa l'80%, che pensiamo ci sarà concessa. E poi un altro debito con la Sorica, sapete che è la società che gestisce il servizio idrico, o meglio la fornitura del servizio idrico al nostro comune, di circa 200.000 euro. Poi non vi dico i creditori diversi che arrivano dal 26, noi ci siamo insediati il 27 maggio, 28 maggio, e ogni giorno, nel giugno come insediamento diciamo formale, giustamente il Presidente me lo fa presente, guarda, dal 28 maggio la gente, i creditori hanno cominciato ad arrivare e a portare crediti, il conto di questi debiti, che comunque, fra l'altro vi dico una cosa, cioè qua non si capisce, qua veramente si dovrebbe andare alla ricerca delle responsabilità, cioè dire c'erano dei lavori fatti con impegno di spesa regolari che l'anno passato addirittura c'è stata una revisione dei residui. Voi sapete, i residui passivi sono quelle spese che il comune deve fare, che non si fanno entro l'anno e si fanno l'anno successivo. Questi residui passivi che dovevano servire a pagare alcuni lavori fatti sono scomparsi, perché in una revisione del bilancio hanno annullato, eliminato, cancellato questi residui passivi, per cui noi ci siamo trovati di fronte a persone, a creditori che dicono: ma noi guardate, questa è la fattura, questi sono i lavori, questo è l'impegno di spesa, però siamo andati a vedere sul capitolo del bilancio e non c'erano più questi soldi. Anche questo è un dato molto negativo, è un dato molto di grave responsabilità da parte della Commissione straordinaria. Poi, come ben sapete, dal primo Consiglio Comunale, in cui abbiamo effettuato una variazione del bilancio, abbiamo trovato un bilancio senza un euro, nel vero senso della parola, euro zero per le attività sociali, le attività culturali, sportive, del tempo libero e di quelle scolastiche. Per cui, per fare fronte alle immediate necessità, grazie alla rinuncia dell'indennità del sindaco, del Presidente del Consiglio, dell'assessore Toscano, eliminando tutti i rimborsi spesa per missioni dei sindaco, assessore e consigliere, infatti voi non troverete un euro pagato per rimborsare le missioni a cui noi stiamo andando incontro. Quindi abbiamo recuperato questa somma di 17.000 euro, per cui siamo riusciti a garantirvi, come poi dirà meglio di me il consigliere Cacciatore, una gestione delle attività sportive, culturali, assistenziali. E anzi è molto importante che una parte di queste somme è andata proprio agli interventi assistenziali che erano inesistenti, oltre a quelli scolastici, sportivi e del tempo libero. Un altro elemento, capitolo di questa situazione, è il dissesto. Come vi dicevo, pensavamo tutti, anche io, che fosse finita per questa partita. Voi sapete che c'è stato un commissario liquidatore nominato dalla prefettura nel 2012, quando è stato dichiarato il dissesto dalla prima commissione straordinaria. Quindi pensavamo che dopo 6 anni questa storia avrebbe avuto il segno fine. Non è così. Perché? Perché il liquidatore ha potuto liquidare, voi sapete che tra tutte le centinaia di creditori, il commissario liquidatore ha proposto un abbattimento del 50% dei crediti. Circa la metà hanno accettato, l'altra metà no. Per quelli che hanno accettato, il commissario ha liquidato la bellezza di 2.203.132,62 euro.
Un'altra parte di creditori che non ha accettato l'abbattimento, quindi la transazione del 50%, la somma per pagare questi creditori ammonta a 3.844.735 euro. E noi ora dobbiamo fare noi la parte del commissario liquidatore con i soldi che ci ha restituito, ma non per questo importo, per la metà di questo importo, cioè dire di 1.990.000 ce l'ha restituiti, ma noi dobbiamo fare fronte a 3.844. Speriamo che questi altri creditori siano un pochettino sensibili e disponibili ad abbattere i loro crediti del 50%, per cui in quanto potremmo fare fronte al pagamento legittimo di questi debiti. Un'altra partita è quella dei debiti fuori bilancio, che non sono nell'elenco del commissario liquidatore. Debiti fuori bilancio generati da 10 anni a questa parte. Quali sono i debiti fuori bilancio? Lavori che sono stati ordinati, realizzati e però che mancano di impegni di spesa. Allora, anche su questo, di questi debiti generati da 10 anni a questa parte, noi cercheremo di onorare, ma ovviamente i debiti legittimi, quelli sostenuti e dimostrati legittimamente. E per fare questo dobbiamo fare fronte con i soldi del bilancio comunale, sottraendo ancora una volta delle grandi risorse per lo sviluppo del nostro comune. Per finire vorrei chiarire una questione, non è polemica la mia, ma è giusto che i cittadini vengano a conoscenza. Si è fatto un po' di cosiddette fake news, si chiamano così, scusate se la mia espressione inglese non è perfetta, ma sono, detto in dialetto, delle balle enormi che sono state portate sia sui giornali che sui social. E cioè dire questo riguarda la questione dei due tecnici che il Comune ha dovuto assumere nell'immediato dopo commissario, dopo gestione commissariale. Allora, intanto hanno detto una grande fesseria, chi l'ha detto ovviamente, gli autori di questa balla, che prendono, percepiscono questi tecnici, lo stipendio pari a 5 volte lo stipendio di un impiegato medio. Non è vero, perché questi tecnici sono inquadrati come funzionari della categoria D prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro. E quanto percepiscono i nostri, noi abbiamo 4 funzionari dipendenti di categoria D, altrettanto percepiscono questi due tecnici. Una sola cosa hanno in più, un assegno ad persona, ma perché l'abbiamo dato? Perché la grande emergenza che ci ha obbligati ad assumerli ha visto nella disponibilità di questi due tecnici un impegno oltre l'orario di lavoro. Questi si fermavano oltre l'ora di lavoro, poi si portavano il lavoro a casa per poterlo finire, perché in 18 ore per le quali sono stati assunti non bastavano per sopperire agli impegni che dovevano assolvere per il settore dei lavori pubblici e il settore dell'urbanistica e dell'ambiente. Ora, a parte questa fake news, qualcuno si è scandalizzato perché abbiamo assunto 2 tecnici esterni. Intanto non potevamo fare altro. Intanto erano 2 tecnici che avevano già assunto i commissari e che avevano già chiaro tutta la problematica dei 2 settori nevralgici di questo comune. Quindi andare a prendere altri tecnici nuovi dovevano per prima cosa informarsi e capire tutte le situazioni che c'erano. In più l'abbiamo dovuto fare in via di emergenza. Perché? Perché non c'era una persona, un dirigente, che potesse firmare un'autorizzazione a un impiegato, l'acquisto di un'attrezzatura che serviva per riparare un guasto dell'acqua, per pagare qualche liquidazione già pronta per essere pagata, perché le ditte che hanno lavorato impiegano degli operai che devono essere remunerati ogni fine mese. E il sindaco è stato costretto addirittura ad affidarmi per un mese neanche un incarico di responsabile del settore tecnico per poter pagare queste cose. Ma non è questo il problema serio. Chi mai, se non 2 tecnici della capacità dei 2 che abbiamo nominato, avrebbero potuto risolvere il problema della gara d'appalto della spazzatura? Perché dovete sapere, cari
concittadini, che anche questo è un regalo della Commissione straordinaria. Il 20 giugno, cioè dire dopo 20 giorni dalle elezioni, abbiamo dovuto ricorrere a una gara di nuovo per la spazzatura perché scadeva il contratto con la vecchia ditta che effettuava. Quindi chi se non, perché noi non avevamo dipendenti in grado di fare queste cose, né per capacità, forse capacità qualcuno c'è, ma sicuramente non aveva i titoli e i requisiti per fare queste cose. Quindi se non un tecnico che fosse all'altezza e avesse i titoli, ovviamente giuridici, per effettuare questa gara di appalto, due gare addirittura, una è andata deserta, una poi non è stata assegnata e un'altra ancora, finalmente c'è la ditta che oggi sta assolvendo questo compito. Uno. L'altro tecnico, a parte le decine e decine di opere che vi dirà poi l'assessore toscano ai lavori pubblici, ha fatto una cosa importantissima, che ci scadeva, che tutti reclamano, da 20 anni si reclama, la strada, il progetto per la strada Bova, Marina, Bova. Questo tecnico assunto ai lavori pubblici è stato in grado, ovviamente con grande fatica e con la collaborazione e l'insistenza nostra, ma specialmente dell'assessore toscano, a realizzare, a completare questo lavoro nei 3 mesi del suo impegno, e la giunta comunale il mese scorso ha potuto approvare finalmente il progetto Bova, Marina, Bova. Un'ultima cosa, che è un fatto positivo, perché c'è l'attesa per l'abbassamento delle tasse, però questa si verrà, se si potrà fare, durante l'approvazione del prossimo bilancio. Una cosa l'abbiamo realizzata però. Abbiamo realizzato, se vi ricordate, nel secondo Consiglio Comunale abbiamo approvato, e vado a finire, Presidente, anzi moderatore, abbiamo approvato l'adesione all'agevolata per i tributi, per i cittadini morosi che non hanno pagato i tributi dal 2000 al 2017, abbattendo le sanzioni che erano dell'ordine del 30% del tributo che dovevano pagare. Quindi è già stato un primo segnale verso l'abbassamento delle tasse a favore dei cittadini. E poi, ultima cosa, abbiamo trovato il Comune in uno stato di confusione, a parte i problemi finanziari. E quindi ci siamo messi all'opera e abbiamo approvato il piano esecutivo di gestione, che è un piano che non è stato mai approvato fino ad ora. È vero che la legge non lo obbliga per i comuni sotto i 5.000 abitanti, però noi l'abbiamo fatto lo stesso. Che cos'è il piano esecutivo di gestione? È un documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi dell'ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti. Nel contempo è uno strumento per rendere più trasparente l'operato dell'amministrazione comunale e per la tutela e l'integrità e la lotta alla corruzione e all'illegalità a beneficio della collettività. Grazie. Una vice sindaco, una piccola aggiunta che mi suggerisce, mi ricorda l'assessore toscano, relativa a soldi non lasciati dai commissari, tra i tanti non hanno lasciato un euro per quanto riguarda il pagamento della spazzatura e dell'appalto, ad esempio. Quindi la situazione in cui ci siamo trovati, come diceva l'assessore, è ai limiti veramente del paradossale. Io per quanto riguarda il mio settore cercherò di essere il più breve e schematico possibile nell'illustrarvi l'attività che l'amministrazione comunale ha svolto nell'ambito della cultura, degli eventi promozionali, delle politiche giovanili e dell'innovazione tecnologica. Però vorrei cominciare, concedetemelo, anche nella figura di capogruppo di maggioranza, nel ringraziare tutte le persone che sono sedute a questo tavolo e quindi l'amministrazione comunale, perché in questi mesi c'è stato un lavoro veramente spalla con spalla, fianco a fianco, su tutta quella che è stata l'attività amministrativa. Nel settore in cui sono delegato, senza il loro contributo, senza il loro aiuto, veramente non avremmo potuto realizzare nulla. Quindi li ringrazio e ringrazio il sindaco di cuore anche per, non solo per la fiducia totale, ma anche per i preziosi consigli che mi ha dato giorno dopo giorno.
e grazie alle tante associazioni culturali e ai cittadini che in questi mesi ci sono stati vicini, anche e soprattutto in questo settore. Però veniamo a noi. Nell'ambito della cultura, da quando ci siamo insediati, mi riaggancio, voglio dire due parole anch'io, vice sindaco, su quello che abbiamo trovato, in particolare in una situazione. E una situazione l'abbiamo sì trovata, ma veramente, come dicevo prima, i limiti del paradossale ed altre situazioni vergognose che molti di voi cittadini non conoscono. Pensavamo ad esempio infatti di poter contare per realizzare tante attività sul bellissimo centro studi documentazione Archeoderi. Ebbene, dovete sapere che a marzo scorso, comunque nella scorsa primavera, durante la gestione commissariale, lo stesso è stato sventrato al suo interno da alcuni ladri che hanno strappato dai muri tutto il materiale elettrico, hanno rubato i motori interni dei condizionatori, il motore, il generatore esterno e ovviamente tutti i computer e tutto il materiale multimediale. Si sono portati via tutto quello che si potevano portare. Insomma, decine di migliaia di euro di danni, in buona sostanza. È una situazione quindi paradossale. Voglio condannarla qui pubblicamente, sperando che chi abbia le colpe di tutto questo, sia materialmente che amministrativamente parlando, le possa pagare davanti alla giustizia fino all'ultimo centesimo dei danni che sono stati causati. Questo disastro di cui vi ho parlato è dovuto alla mancanza totale di attenzione nei confronti del mondo della cultura e del resto del nulla che abbiamo trovato in questo settore, che stiamo cercando di ricostruire passo dopo passo, anche grazie al grande interesse che c'è stato da parte della cittadinanza in questi mesi. E quindi ci siamo rimboccati le maniche sin da subito, organizzando degli incontri pubblici aperti alla cittadinanza e alle associazioni per l'organizzazione del cartellone di eventi di luglio ed agosto. E qui mi sento ancora di ringraziare i tanti cittadini e le tante associazioni, in particolar modo, perdonatemi, le devo citare perché veramente hanno svolto un servizio per questa comunità incredibile in questi mesi, a costo veramente zero, totalmente, e qui dobbiamo anche tributare loro un applauso, consentitemelo, e sono l'associazione Lados, l'associazione Stella Maris, la neonata associazione Proloco e la Consulta Giovanile. Molto, se non tutto, di quello che abbiamo fatto lo abbiamo potuto realizzare grazie al loro amore nei confronti della nostra città. Senza di loro il 95% delle cose che abbiamo fatto non ci sarebbero state. Grazie al contributo quindi loro e di tanti cittadini hanno raccolto, insomma, questa chiamata alle armi a realizzare questi cartelloni, abbiamo curato circa 50 eventi tra manifestazioni culturali, concerti, spettacoli teatrali, reading letterari, portando queste esperienze in lungo e in largo il più possibile, spesso con non poche difficoltà tecniche in tutto il territorio comunale, salvo, dicevo prima, anche San Pasquale per motivi logistici, anche per la mancanza di questa struttura importantissima. E soprattutto siamo riusciti a far tornare la Grande Notte Bianca, il Festival Palearizza a Bova Marina, dopo tantissimo tempo. Di tutte le cose che abbiamo realizzato, come ricordava l'assessore Otelitano, e che andremo a realizzare, ci tengo veramente a precisare e ricordare che l'abbiamo potuto fare perché il sindaco, l'assessore Toscano, il presidente del Consiglio hanno rinunciato alla loro indennità di carica. Grazie a questo taglio abbiamo potuto trovare i fondi per realizzare queste attività e quindi li ringrazio ancora una volta anch'io. A luglio, nell'ambito, adesso parlo un po' di cultura, abbiamo inaugurato la casetta dei libri per il book sharing, il book crossing gratuito, insomma, questa esperienza meravigliosa di cittadinanza attiva, questa casetta che è all'interno della villa comunale, che sta funzionando bene perché è sempre piena di libri, sempre diversi, sempre nuovi, e a cui i cittadini partecipano con interesse. Stiamo lavorando all'imminente apertura anche della biblioteca comunale come sala da lettura e come sala di consultazione. Sono centinaia i libri che ci stanno donando giorno dopo giorno. Si può trovare anche il modulo di donazione sul sito internet del comune. In questi mesi di lavoro abbiamo anche ricevuto a Bova Marina gruppi di turisti da tutto il mondo, in particolare un gruppo di monaci ortodossi dal Monte Athos, un gruppo di chef giapponesi che hanno apprezzato le nostre realtà artistiche, culturali, soprattutto culinarie. Abbiamo presentato a tutti gli enti sovracomunali che esistono 5 progetti artistici e culturali volti al rilancio non solo delle attività ma anche di strutture come l'Auditorium Tempio della Musica, lo studio di registrazione. Anche qui stiamo lavorando per attivarlo, speriamo veramente al più presto, non voglio dare date perché non speriamo veramente di poter attivare questa struttura che è di Bova Marina, attivarla
per tutta la comunità. Abbiamo realizzato le giornate ecologiche all'interno del paese, al cimitero, ci sono stati tantissimi volontari che si sono voluti mettere in campo anche per questo motivo, in una situazione anche lì di disastro iniziale dovuto a mesi e mesi di incuria totale che abbiamo trovato, e ancora di lavoro ce n'è da fare. Un importante lavoro sinergico in corso da parte dell'amministrazione comunale anche con il Parco Archeologico Nazionale Archeoderi, dove in questi mesi abbiamo collaborato logisticamente alla realizzazione di due importanti eventi internazionali, come il matrimonio ebraico che ha avuto una eco mediatica rilanciata dai principali organi di stampa mondiali e il convegno di fine settembre sulla Calabria greco-bizantina. Stiamo lavorando per potenziare e valorizzare l'offerta culturale e museale di Bova Marina, partendo da Archeoderi, dove speriamo anche di poter ospitare al più presto il nuovo reperto archeologico rinvenuto a fine agosto da Santo Palumbo nelle acque antistanti il torrente Siderone, migliorandone il più possibile la fruibilità ed i servizi ad esso collegati. Abbiamo lavorato in queste settimane anche alla ricerca di una nuova sede più ampia e comoda da destinare al Museo Agropastorale dell'Area Ellenofona, gestito con grande amore e dedizione da alcuni volontari che ringraziamo per il loro impegno, e una nuova sede anche alla Pinacoteca dell'Area Grecanica. Molte delle attività di rilancio di tutti i settori del nostro paese passa inderogabilmente dalle nuove tecnologie. Questa amministrazione infatti ha voluto sin da subito, con l'istituzione di una specifica delega e di uno specifico comparto, puntare con decisione sull'innovazione tecnologica. Abbiamo iniziato dal censimento e dallo studio dei software in uso negli uffici comunali per ottimizzare, digitalizzando ed accorpando il più possibile quei tanti sistemi che non comunicano tra loro, e lavorando alla progressiva e quasi totale eliminazione della carta per le comunicazioni interne, anche in vista di un amore verso l'ambiente che deve essere sempre crescente, perché ci troviamo a livello mondiale in una situazione anche qui terribile, a somma di tutte le varie situazioni che ci sono e che abbiamo anche trovato. E abbiamo iniziato, siamo passati dai social network, abbiamo attivato una pagina Facebook che è molto partecipata, un canale Instagram, attivi nel veicolare un'immagine positiva della comunità e oltre ovviamente ad informazioni utili ai cittadini. Tra qualche giorno inoltre vi segnalo che verrà finalmente pubblicato il nuovo sito internet del comune, sito internet che c'è adesso al momento, tipo ha fatto la guerra del 15-18 più o meno, perché è proprio vecchissimo. Esattamente, non è conforme a nessun criterio di legge attuale in termini di trasparenza e di accessibilità, e quindi ci stiamo dotando di questo nuovo portale. Attraverso il nuovo sito i cittadini potranno informarsi con praticità e da qualsiasi dispositivo, perché ormai internet si usa principalmente dai cellulari, il vecchio sito, l'attuale, dal cellulare non si vede nulla, quello nuovo invece sarà molto più utilizzabile. Ci si potrà informare su tutte le informazioni, le soluzioni, fare istanze, pagare tributi online, segnalare criticità di qualsiasi natura, cosa che si può fare peraltro già da qualche mese tramite l'indirizzo email che è segnalazioni.bovamarina@gmail.com. Il passo successivo poi, di cui parlavo un po' di tempo fa, sarà quello anche di creare un'applicazione, sempre per dispositivi mobili, che fungerà sia da carta di servizi per i cittadini che da carta di servizi soprattutto per i turisti, con informazioni turistiche anche in più lingue. Nel nostro programma elettorale abbiamo dato ampio spazio e ampia rilevanza alle politiche giovanili, che l'amministrazione comunale reputa centrali ed inderogabili. Il primo passo è stato quello di ricostituire la consulta giovanile, che ha visto aderire con entusiasmo tantissimi ragazzi che in questi mesi hanno formato un gruppo affiatato, bellissimo, fatto di giovani che guardano al domani con serenità e che vogliono restare a Bova Marina, costruire qui il loro futuro, riporre in questo nostro bellissimo paese attese e speranze. A noi il compito di rispondere ai giovani sempre con un sì. Senza di loro, senza il loro supporto, molte delle cose che stiamo realizzando in questo settore e che vogliamo realizzare non vedrebbero probabilmente nemmeno la luce. Senza i giovani, senza le loro idee e le loro iniziative, questo paese, per quanto vi riguarda, e penso sia un sentimento comune, non ha futuro. Quindi concludo dicendo viva i giovani, ma soprattutto evviva Bova Marina. E con questa chiosa chiudo e cedo la parola al consigliere per un saluto, Giuseppe Favasuli, che dov'è? Di là, il microfono, neo consigliere da un mese e mezzo circa.
Questi microfoni sono un po' duri, si attiva verso l'alto. Provate a passarmelo, ci siamo, ok. Allora, buonasera a tutti, io sono Giuseppe Fasuli, ovviamente sono l'ultimo dei consiglieri per quanto riguarda l'incarico. Io ero solo per farvi un saluto e di benvenuti in questa sala, per parlare delle cose fatte. Ovviamente i miei colleghi, i miei consiglieri, sono più addentrati nei fatti, perché diciamo che hanno sotto mano tutta la situazione di quello che è stato fatto, di quello che si farà. Io, per i più scettici, dico di stare tranquilli. Boa Marina sarà un splendido paese. Dovete solo aspettare e avere un poco di pazienza. Grazie. Grazie. Un po' di pazienza, giusto un po'. Troppo buono. Il consigliere Francesco Orlando. Lei, il microfono è già dotato, quindi prego. Acceso, sì. Ci vuole delegato specifico, delegato lo dice lei direttamente, è un po' lunga la delega. No, tante... Servizi sociali, servizi scolastici e servizio civile. Allora, inizio con i servizi sociali. Come amministrazione abbiamo pensato che ogni cittadino abbia il diritto di avere una casa e siamo partiti subito sbloccando lo stallo che regnava da anni, assegnando degli alloggi e facendo scorrere quindi la graduatoria che i commissari avevano si approvato ma non avevano mai dato seguito. Quindi siamo riusciti finalmente a dare un appartamento, anche se in precarie condizioni, a chi ne ha bisogno. Stiamo sollecitando, e siamo a buon punto, l'avvio delle pratiche per il riscatto degli immobili a chi ne possiede i titoli. Inoltre, cosa molto importante, a stretto giro di posta daremo seguito alla ricognizione fatta qualche mese fa affinché presto si riesca ad avere altri appartamenti da assegnare. Inoltre, sempre per i servizi sociali, ci stiamo dotando, perché non c'è a Boa Marina, un regolamento sui servizi sociali per poter dare la possibilità a chi ha bisogno di accedere a tutti gli sgravi e le agevolazioni che per legge si potranno avere. Soprattutto in questi pochi mesi di lavoro abbiamo dato seguito alle molteplici richieste dei cittadini bisognosi di aiuto. Una su tutte, siamo riusciti ad evadere la domanda per una sedia job da mare, una sedia per il mare, che ha dato la possibilità ad un bimbo disabile di potersi fare il bagno nel nostro mare. Anche su questo stiamo iniziando a lavorare per un progetto di acquisto di alcune sedie. Così per il prossimo anno, speriamo di riuscirci, ma credo che ce la faremo, da mettere a disposizione a chi ne faccia richiesta, senza doverci rivolgerci ogni volta o a Merito o a Condopuri, nei comuni che li hanno. Passo alla scuola. Gli interventi strutturali ne parlerà l'assessore Toscano. Siamo riusciti in questo breve lasso di tempo, cosa molto importante, a far ripartire il dialogo, ma soprattutto la fattiva collaborazione con la direzione scolastica del comprensivo, per ridare anche e soprattutto col nostro apporto uno slancio alle nostre strutture abbandonate purtroppo al loro destino per troppo tempo. Come sapete, siamo riusciti a far partire la mensa scolastica in tempi brevi. Dal 1 ottobre i nostri bambini, quelli che frequentano il tempo prolungato, usufruiscono di tale servizio. Qualche giorno fa abbiamo avviato il bando per l'acquisto di un nuovo scuolabus per gli studenti di Boa Marina. Il nostro è un autobus vetusto che ha 10 anni di vita. In questi giorni, qualche giorno fa, siamo riusciti a sbloccare i fondi per assicurare gli assistenti educativi all'istituto comprensivo e stiamo lavorando celermente
per avviare il bando. Con la collaborazione di tutti, stiamo cercando in tutti i modi di non far chiudere l'asilo comunale a causa delle poche iscrizioni, che comunque, è notizia di qualche giorno fa, alcuni bambini, nuovi bambini, hanno iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia, quindi vuol dire che siamo sulla buona strada. Servizio civile, e finisco. Mi piace più operare che parlare. Siamo riusciti in brevissimo tempo, ma davvero in breve tempo, ad avviare e completare l'iter per l'accreditamento al servizio civile universale, facendo sì che dopo un paio di anni di blocco ripartiremo con qualche buon progetto, dando la possibilità a qualche giovane di potersi rendere utile alla collettività, facendo una esperienza positiva e allo stesso tempo formativa. Per chiudere, vorrei, senza polemica, citare un vecchio adagio sempre attuale. Qualcuno, più di uno, si aspettava tutto e subito, ma come dicevano i nostri nonni, ci vonno cippi di milli cantara, ca poco di paglia poco dura. Grazie al consigliere Orlando. Il microfono passa di lì a un passo e mezzo. Questi microfoni li cambieremo prima o poi, perché sono veramente ostichi da aprire. Il neoassessore Giovanni Panzera. Grazie a tutti e buonasera. Io ovviamente, come sapete tutti, sono assessore da pochissimo tempo e mi occupo di quello che sicuramente dall'esterno si vede poco. Quindi mi occupo di contenzioso e protezione civile. Più che altro il contenzioso, ovviamente l'operato che verrà fatto dall'esterno verrà poco vissuto, tra virgolette, dai cittadini, in quanto non sono cose che hanno risalto al di fuori delle mura comunali, però incidono e non poco su quello che poi è il bilancio, perché una cattiva gestione del contenzioso porta poi indirettamente ad un esborso per il comune e quindi poi grava senza dubbio sui cittadini. Quello che bisogna fare e che si è iniziato a fare è una ricognizione di tutte quelle che sono le pratiche che riguardano il comune, tutti i contenziosi che sono già in atto, con la creazione di un archivio che ci permetta di consultare in maniera istantanea tutto quello che giornalmente si presenterà e avere un contatto diretto con i legali che ci rappresentano, perché molte delle cause che il comune ha in corso, lo stato delle cause di molti contenziosi di cui il comune ovviamente è parte, all'interno della struttura non c'è contezza né dello stato dei procedimenti né degli adempimenti che verranno fatti nel prossimo futuro, e quindi bisogna riorganizzarlo in modo da avere la capacità di seguirle procedimento, per far sì di limitare, perché miracoli ovviamente non si possono fare, ma di limitare quelle che le spese che saranno conseguenziali a questi procedimenti. E se c'è da chiudere con qualche transazione qualcosa che c'è in corso, è meglio farlo anziché andare incontro poi ad una condanna e a spese eventuali. Per quanto riguarda la protezione civile, l'altra delega che mi è stata conferita, quello che faremo a breve è il nuovo piano di protezione civile, che molto riprenderà da quello precedente, in quanto non bisogna ovviamente denigrare quello che è stato fatto prima, che era abbastanza era steso in maniera corretta e abbastanza funzionale. L'unica cosa che andrà rivista sono i punti che sono stabiliti da questo piano, che sono dei punti cruciali per il paese, oggi occupati magari come piazza stazione, che è vincolata come area di raccolta in caso di emergenze, ma sono quei punti che potrebbero servire al paese intercambiandoli con altri per eventuale sviluppo. Quindi vincolare determinati punti a questo scopo non ha grande senso, ma si possono trovare dei punti di raccolta diversi che siano magari non posti al centro del paese, dove eventualmente ci può essere utilizzato in maniera diversa, ma che abbiano lo stesso scopo e la stessa funzione. Ringrazio tutti, perché io trovo collaborazione con ognuno di loro, anche se i nostri compiti sono ben dettagliati, ognuno di noi cerca di fare in collaborazione con l'altro e dare una mano anche in quello che non sarebbe di competenza, perché purtroppo la situazione che abbiamo trovato, come hanno descritto tutti, è quella che non bisogna però piangere e continuare a ripeterlo, ma bisogna cercare di migliorarlo un pochino.
se alla fine si riuscirà ad arrivare ai fatidici 5 anni, ci sarà stato anche un leggero miglioramento, per quanto mi riguarda sarà stata una cosa positiva. Vi saluto, ringrazio tutti e passo la parola a Silvio. Grazie, grazie mille assessore. Relazione adesso l'assessore Franco Plutino. Il microfono è attivo. Buonasera a tutti. Io quello che va a svolgere l'attività produttive allo sviluppo economico è il terzo settore. Volendo partire da un'ottica di collaborazione con tutti coloro che fanno parte di questo ramo all'interno del Paese, abbiamo iniziato l'attività facendo una riunione con tutti gli operatori turistici di Boa Marina per capire un po' le varie idee, oltre alle nostre, per integrarle e dare pure qualche suggerimento. Perché soprattutto dal punto di vista turistico possiamo pensare di fare qualcosa solo con la collaborazione di tutti gli operatori, altrimenti sarà una voce nel deserto se solo l'amministrazione opera. Quindi si è fatta questa riunione, da qui l'amministrazione si è impegnata di attivare un punto di informazione turistica che fino ad oggi non è esistita a Bova da parecchi anni. Naturalmente, avendo un mese di tempo, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. L'abbiamo istituito provvisoriamente nel salone dell'IRSEC, è stato gestito da alcuni volontari e diciamo che ha avuto un buon successo di visitatori, di gente che è venuta a prendere delle informazioni. Abbiamo messo a disposizione degli orari di treni, di pullman, dei depliant che il comune aveva e siamo riusciti a racimolare. Abbiamo fornito un servizio per il turista che un paese come Boa Marina, un paese che si dice turistico, non poteva mancare. Abbiamo promesso ai nostri operatori del turismo un sito web che a costo zero, grazie all'ausilio di Silvio, è quasi pronto per essere messo in linea, dove oltre ad avere le giuste e relative informazioni di Boa Marina, ogni commerciante, ogni operatore turistico potrà disporre di una pagina e gestirla per immettere le proprie informazioni, le proprie promozioni e tutto quello che vuole fare. All'interno sempre di questo sito si è pensato di inserire una guida sotto forma di plan di Boa Marina, che è impensabile che il turista che arriva, non sa come muoversi, deve andare a chiedere dove si trova il ristorante, dove si trova il negozio, dove si trova la guardia medica. Quindi c'è questa guida turistica, chiamiamola, di Boa Marina, dove si evidenziano i vari servizi che il paese offre, ma soprattutto vengono indicati numericamente con la propria collocazione su una cartina tutti gli operatori commerciali di Boa Marina, per sapere anche chi deve fare della spesa, delle cose, e può farlo. Questa guida, appena avremo la disponibilità economica, oltre ad essere online, la faremo pure cartacea, speriamo prima dei mesi estivi di avere la disponibilità per poterla distribuire a chiunque faccia richiesta, abbia necessità di camminare sulle strade di Boa Marina. Per quanto riguarda gli altri settori delle attività produttive, la prima cosa che ho provveduto a fare è un incontro col Presidente della Camera di Commercio per capire quello che la Camera di Commercio, essendo un'istituzione che lavora per i commercianti, cosa poteva fare e cosa potevamo fare assieme per sviluppare un progetto anche su Boa Marina, vista la distanza che c'è tra Bova e Reggio. Il Presidente e i vari componenti sono ritenuti disponibili a qualsiasi nostra esigenza e a breve penso che faremo già un primo incontro dove verranno illustrate, oltre a tutte le attività burocratiche che la Camera di Commercio fa, ma tutte le iniziative, tutti i progetti e tutte i bandi che ogni commerciante può fare attraverso questa istituzione. E per fare questo, anche dal punto di vista non solo commerciale, ma anche dal punto di vista soprattutto dell'agricoltura, stiamo provvedendo ad attivare uno sportello sempre online per quanto riguarda, oltre a mettere in rete tutti i servizi che il Comune sta facendo per queste attività, ma mettiamo anche in rete tutti i progetti che i vari operatori possono attuare per conto proprio e creando pure una certa forma di informazione, ponendo anche delle domande alle quali risponderanno nell'arco di 12 ore, tutti gli esperti del settore che chiedono.
Stiamo valutando sempre per le attività produttive di partecipare a delle fiere nazionali, perché riteniamo che le nostre attività produttive, che già ci sono nel paese, ma speriamo che riusciamo a far aprire altre, debbano avere uno sbocco commerciale anche al di fuori della cosa. L'unico modo questo è alle fiere commerciali. Quindi si sta valutando la partecipazione ad alcune fiere nazionali per poter dare sbocco a queste che sono le nostre attività. Per quanto riguarda il terzo settore, abbiamo creato il regolamento per l'iscrizione all'albo delle associazioni. Esisteva qualcosa, ma diciamo del tutto irrilevante, quindi abbiamo fatto un regolamento per poter essere iscritti all'albo delle associazioni, che è già al vaglio della commissione consiliare per il regolamento. Sempre nell'ambito del regolamento stiamo valutando e cerchiamo di dare un'impostazione, diciamo, più ordinata, più sistemata a quello che è il regolamento del mercato settimanale. Abbiamo già una bozza del regolamento che a giorni andremo a verificare, oltre che con la commissione consigliare, anche con i rappresentanti sindacali di questa categoria, perché anche questa è una situazione che va sistemata e va con la collaborazione di tutti, sia dei commercianti del mercato sia dei commercianti nostri, perché è giusto che ognuno porti avanti, diciamo, quali sono le sue problematiche. Sempre nell'ambito di quest'area mercatale, quest'anno abbiamo dato una sistemazione più ordinata, diciamo, agli ambulanti nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Mare. Avete visto che le bancarelle hanno occupato esclusivamente le aree mercatali, in quanto è quella l'area tecnicamente, diciamo, a norma, e stessa cosa è stata fatta, diciamo, anche per la Notte Bianca. Quindi si è data una sistemazione più regolare, più ordinata, sia dal punto di vista tecnico, diciamo, sia anche dal punto di vista economico, perché investendo, diciamo, l'attività di quella che è l'Andreani, questi ambulanti hanno potuto soffrire dei nostri servizi, ma hanno regolarmente e puntualmente pagato, oltre che prima dell'autorizzazione, ogni sera per chi arrivava successivamente. Quindi questo ha portato nelle casse del comune qualcosa come 4.000 e più euro, che, diciamo, prima era tipo un forfait. Anche su questo lato abbiamo dato una certa sistemazione. Naturalmente ci muoviamo in un assessorato che non gode, no, di fondi, ma non gode neanche di una posta di bilancio, perché è un assessorato che prima non esisteva, non è esistito da anni. Quindi quello che abbiamo potuto fare, quel poco, è stato fatto naturalmente con le forze che ci sono, senza attingere ad alcun centesimo, diciamo, del bilancio. Da qui in avanti non credo che molto si vorrà fare, perché, come giusto per avere dei servizi, vanno fatti degli investimenti, e quindi, voglio dire, tenteremo di trovare dei finanziamenti e qualcos'altro per poter dare ai nostri commercianti, alle nostre attività, un buon sviluppo per Poma Marina. Grazie e buona serata. Grazie all'assessore Pupino. Cedo il microfono all'assessore Elvira Tuscano. Grazie, buonasera. Io mi occupo, il mio assessorato è urbanistica, ambiente e territorio e lavori pubblici, patrimonio e rete, di tutto, praticamente di tutto. Il dato di rilievo per la nuova amministrazione è stata la ripresa, intanto, con la comunità, di un discorso e un'apertura che mancava da tanto tempo. Molti sono stati pure gli incontri istituzionali e la ripresa di un confronto programmatico con gli enti sovraordinati come la Regione, la Città Metropolitana e le aziende e le società partecipate, quali Consorzio di Bonifica, Enel, ANES, Rete Ferroviaria Italiana, Sorical e Calabria Verde. Sono delle società che noi abbiamo fatto in questo periodo pure degli incontri, sì, oltre agli incontri, delle convenzioni e ognuno di loro compartecipa quindi a una finalità. All'inizio del nostro mandato, a giugno, ci siamo ritrovati di fronte quindi a una situazione di emergenza, che questa emergenza sinceramente è un'emergenza giornaliera, quello dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in particolar modo gli ingombranti sul territorio, su tutto il territorio quindi comunale, e per questo si è reso necessaria una raccolta straordinaria.
la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria, che questa è una questione giornaliera che noi andiamo a far fronte. I lavori di manutenzione straordinaria pure dell'impianto della pubblica illuminazione, basta che piove la prima pioggia e salta tutto l'impianto. Quindi la segnaletica stradale, abbiamo avviato pure un progetto per ora futuro pure per la segnaletica, riguardare la segnaletica stradale. Interventi dei locali della Guardia Medica attraverso l'installazione di due pompe di calore, l'affidamento alla ditta Muraca di servizio integrato di igiene urbana per questa, come primo intervento urgente. Ora è stata fatta, come ha detto il vice sindaco, la gara, e quindi c'è un'altra ditta. C'è stato un servizio di emergenza di sotturazione con un mezzo di autospurgo della condotta fognaria comunale e lo smaltimento di materiale metallico presente da molti anni nell'area cimiteriale. Questo per quanto riguarda gli interventi di manutenzione. Per gli interventi invece nel settore dei lavori pubblici, messa in sicurezza e riqualificazione del lungomare. Per tali lavori risultano due finanziamenti. Che questi non sono stati utilizzati e né impegnati fino a oggi, siamo arrivati che erano in fase di revoca. Nello specifico risultano un finanziamento di 500.000 euro da parte della città metropolitana, Patti per il Sud. Questa ha una scadenza, consegna lavori, proprio il lavoro, dicembre 2020. Ed è un finanziamento di 300.000 euro concessi dalla Regione Calabria, che questo invece è stata avanzata una proroga alla Regione Calabria in data 27 agosto, in quanto la precedente prevedeva l'approvazione del progetto esecutivo entro il 15 di ottobre. Capite bene che nel momento dell'insediamento dell'amministrazione fino a ottobre sono quattro mesi, non si riusciva a fare, cioè a portare a termine, proprio a iniziare il progetto, perché tra il progetto e l'acquisizione di tutti i pareri paesaggistici genio civile è impossibile. Chi è un tecnico lo sa, eppure chi è purtroppo un privato, se va a fare una cosa, sa i tempi tecnici quanto sono i lunghi, e per questo motivo quindi è stata chiesta questa proroga. Per il finanziamento di 500.000 euro, è stato affidato l'incarico di progettazione. Il progetto è stato realizzato ed è stato trasmesso all'Ufficio Paesaggistico e Urbanistica, il quale ha espresso parere preventivo positivo. In data 24 settembre è stata inviata alla sovrintendenza per il rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, quindi definitiva. È in fase di approvazione del progetto, quindi il progetto sta andando avanti. Per quanto riguarda invece il piano di intervento litorale di Bova Marina, barriere soffolte, i lavori attualmente sono fermi già da tanto tempo, in quanto il RUP diffidava l'impresa e invitava la direzione dei lavori di procedere alla rettifica degli elaborati contabili. Considerato l'elevato rischio del litorale del comune, la Regione Calabria ha reso necessario integrare le opere esistenti con ulteriori opere di difesa finalizzate al ripascimento naturale delle porzioni di litorale interessate da un forte innesco erosivo. Il progetto in questione è intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale, che va dai comuni di Bova Marina fino a Brancaleone, presentato dal Dipartimento Lavori Pubblici, e prevede due scogliere sommerse in conformità e a continuazione di queste nostre, quindi queste esistenti. Per questo è stato intrapreso con la Regione un confronto programmatico per un intervento unitario ed efficace. Questi lavori inizieranno tra ottobre e novembre. I lavori di completamento ora della strada Bova Marina. L'amministrazione ha avuto modo di verificare che la pratica necessitava, al momento del nostro insediamento, quindi un'integrazione documentale per la conseguente approvazione da parte dell'Ufficio Antisismico della Regione Calabria.
Questo entro il 6 luglio. Ottemperata a questa richiesta, in data 26 agosto, l'ufficio ex Genio Civile autorizzava le opere di quell'oggetto. Con delibera del 16 settembre, la Giunta Comunale approva il progetto esecutivo. Siamo in fase di verifica istruttoria per l'appalto delle opere. Riqualificazione delle aree cimiteriali. Da un sopralluogo effettuato con il RUP, io personalmente il RUP e il direttore dei lavori, si è resa necessaria una variante progettuale per l'eliminazione delle aiuole antistanti le facciate delle cappelle, a fine di garantire lo svolgimento regolare dei lavori, la continuità della pavimentazione, nonché l'aspetto funzionale ed ambientale, attualmente in fase di verifica e di approvazione. Poi c'è stata un'ultima azione, consegna dei lavori del Palazzo Municipale. Questo è stato uno degli incarichi dati dalla Commissione, come la sistemazione del bocciodromo. Poi c'è un'altra questione molto che interessa molto agli appassionati dello sport. Verifica adeguamento strutturale, e a tutti noi naturalmente, in sanatoria della tribuna del campo di calcio. Questo è stato dato un affidamento geologico e la redazione di una relazione geologica. Si dovrà procedere alle prove di carico per il collaudo statico strutturale, quindi dobbiamo dare mandato per l'autorizzazione per questo tipo di lavoro. Riqualificazione delle strade comunali, questa è in fase di avvio di progettazione esecutiva. È un progetto, questo, no, cioè i commissari avevano destinato una somma a questa riqualificazione e messa in sicurezza delle arterie stradali via Aldo Moro, via Armada e via Papa Giovanni. Tanto per intenderci, via Aldo Moro è la continuazione di via Aldo Moro che gira intorno al liceo, all'istituto, sì, al liceo proprio Euclide. Sì, voglio dire, non arriva fino a Ponte Santo, però fino al sottoponte. Il depuratore comunale. È stata espletata la procedura di gara e affidamento dell'incarico per l'elaborazione del progetto definitivo. Si prevede a breve un incontro, qui è un'altra questione importante, con i professionisti per la determinazione della tipologia costruttiva secondo le indicazioni e linee guida della Regione Calabria, perché è stata fatta una nota dalla Regione Calabria al Comune per il tipo di tipologia, perché è stato presentato un progetto con le nuove tecnologie che secondo la Regione Calabria non è ancora non ottimizza quello che è il tipo di impianto. Poi abbiamo fatto una richiesta di finanziamenti, la richiesta di finanziamenti di contributi per gli interventi riferiti ad opere pubbliche messe in sicurezza degli edifici del territorio per l'anno 2020. Qua questa l'abbiamo destinata agli edifici scolastici, perché sappiamo che gli edifici scolastici non hanno avuto manutenzione in questi anni. E non solo, per legge dobbiamo far fronte a quelli che sono la messa in sicurezza. Un altro progetto, che è un atto di indirizzo che abbiamo deliberato, è l'efficientamento del polo sportivo, cioè la piscina e il campo sportivo. Questo è un avviso per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico per i locali dei comuni inseriti nella strategia. No, non sono abituata a parlare, quindi mi dovete perdonare, forse è meglio se non leggevo, ecco, perché cerco di stringere e quindi sintetizzare, quindi delle aree interne del tesrai. Un atto di indirizzo poi per il contributo dei comuni a favore dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale. Questo è un progetto che viene destinato a tutti i comuni in base alla popolazione. Noi abbiamo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quindi a noi tocca 50.000 euro, però
dobbiamo iniziare i lavori entro il 30 ottobre e proprio questo è stato pure destinato alle scuole per la sostituzione di infissi e pannelli a vetrate nella scuola, scuola media. Perché quando ci siamo insediati, dovete sapere, c'è stata fatta una richiesta della dirigente che mancava di manutenzione e proprio c'era una situazione in crescita per quanto riguarda la messa in sicurezza degli infissi. Poi abbiamo recuperato un contributo della città metropolitana per l'edilizia scolastica e impianti sportivi da utilizzare entro novembre, pure questo partiranno questi lavori, che a monte la somma è di 40.000 euro. E qui è sempre destinato alla scuola media per gli interventi di manutenzione straordinaria. Miglioramento, poi gli interventi di miglioramento sismico, è stato pubblicato, dovete sapere, sul sito del comune nostro. Un'informazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'accesso ai contributi per interventi strutturali di miglioramento sismico o eventualmente demolizione e ricostruzione per i privati, per gli edifici privati. Inoltre stiamo preparando dei progetti per il contratto istituzionale di sviluppo per il territorio della città metropolitana di Reggio Calabria. L'intero progetto, denominato Bova Marina Città di Mare, ha come obiettivo quello di fare crescere e rafforzare il settore turistico, ma allo stesso tempo tutelare e valorizzare il patrimonio esistente. Il progetto è strutturato per diversi ambiti tematici, cioè sottoprogetti, e intende creare le condizioni affinché la valorizzazione del fronte mare e degli alvei fluviali adesso innestati non sia solo una questione di infrastrutture, ma anche un momento di crescita e riscoperta del significato di città di mare, con l'obiettivo di tracciare una nuova visione della città nella quale promuovere azioni e interventi in grado di valorizzare risorse e potenzialità. I progetti sono riqualificazione e accesso a mare, opere di miglioramento e accessibilità dei sottopassi costieri, riqualificazione del torrente Siderone e degli attraversamenti, lavori di riqualificazione strutturale del lungomare, dico strutturale perché i lavori sono lavori strutturali e non riguardano le strutture, razionalizzazione delle opere igienico-sanitarie, separazione delle acque bianche e delle acque nere e lavori di riqualificazione ed efficientamento del centro documentale e museo della cultura ebraica di San Pasquale. Poi il patrimonio, è stata fatta una ricognizione del patrimonio comunale e dei beni confiscati alle mafie ai fini di riutilizzo di scopi sociali. Per la gestione del territorio, quindi vincolo paesaggistico, è in fase di sviluppo un tavolo tecnico volto alla conferenza di servizi dei vari enti coinvolti per il raggiungimento di un'intesa sulla questione dell'abuso paesaggistico, come pure il piano comunale di spiaggia e piano strutturale. Il piano di spiaggia all'ultimo aggiornamento risale al 2016, si prevede quindi a breve un incontro con i professionisti e cominciare a lavorarci per portare a termine nel breve tempo possibile. Per il piano strutturale ci vuole un po' di tempo di più perché è fermo nella fase preliminare. Tutto questo è quello che abbiamo fatto fino adesso per quanto riguarda il mio assessorato. Mi dovete perdonare se mi sono un pochino impappinata, per così dire. No, volevo poi ringraziare, ora vedo i miei colleghi, volevo ringraziare tutti i tecnici, tutti i colleghi, ingegneri, architetti e geometri, che si sono sempre messi dall'inizio a disposizione della comunità. Della comunità. Ringrazio veramente per l'aiuto e per la disponibilità. Grazie. Grazie assessore.